Ciao, sono Roberta e ho scelto il mio abito da Lady Anna. Mi sposo tra esattamente una settimana. Oltre ad averlo scelto io, l'abito l'hanno scelto il mio futuro marito e il mio bellissimo bambino Federico di 4 anni che si vestirà identico al suo papà. Arrivo da Lady Anna nel lontano febbraio 2020, subito dopo la mia bellissima proposta di matrimonio. Arrivo dopo una settimana di giri incessanti in cui ho provato almeno 20-25 abiti. Arrivo un po' demotivata perché, data la mia fisicità, che non è proprio longilinea, credo di non poter trovare l'abito dei miei sogni che mi renda giustizia e che mi faccia sembrare stupenda nel mio magico giorno. Anna mi accoglie con un sorriso meraviglioso insieme al suo staff, mi fa provare tantissimi abiti, io do delle regole ben precise ad Anna che impongono il no pizzo, no tulle e ero fissatissima con un tessuto che si chiama Mikado. Lei con molta gentilezza e il suo staff mi cercano di far capire che forse non è il tessuto giusto per la mia persona e mi fanno provare, credo sia stato il penultimo abito. Questo meraviglioso abito che oggi indosso, che mi fa commuovere, e decido il giorno successivo, perché in realtà mi ha messo in crisi anche un altro abito di tulle, porto la mia nonna, che purtroppo non ci sarà perché non sta tanto bene, però in quel momento c'era e sono contentissima di averla portata con me, che sceglie assolutamente questo abito dicendo che è quello che mi fa sembrare più sposa. E in realtà io sono perfettamente d'accordo con lei, ma non lo condivido fino al momento in cui lei non dice il suo pensiero. Purtroppo il matrimonio era previsto per il 28 dicembre dell'anno scorso, eravamo purtroppo in zona rossa. Il matrimonio salta, ma Anna e il suo staff mi fanno sentire super coccolata, non abbandonata e mi dicono: tranquilla, Roberta, l'anno prossimo sarà più bello. E il tuo abito ti aspetta qui, in questo anno faccio altre prove, mi sento comunque sempre a casa e super coccolata e la stessa cosa la posso dire per il mio futuro marito e il mio bimbo, perché anche lì ovviamente il bimbo è cresciuto, ma Anna ha saputo trovare comunque la soluzione per farlo sembrare stupendo, mi dicono, io non so niente, che sarà meraviglioso. E io oggi, a una settimana dal matrimonio, arrivo con tanta ansia e Anna mi fa sorridere di nuovo perché l'abito è perfetto, è come lo volevo io e mi sento assolutamente bellissima. Consiglio di venire da Lady Anna perché ti senti a casa, hai una scelta enorme di abiti e soprattutto non è selettivo con la taglia, quindi anche una sposa un po' curvy, come si dice adesso, riesce a sentirsi stupenda e coccolata, non devi scegliere l'abito dicendo vabbè, ho una forma fisica un pochino così e mi devo accontentare. No, io non mi sono accontentata, ho l'abito dei miei sogni.